Prendiamo diverse stoffe per fare la nostra macchinina. La stoffa principale, che in questo caso è grigia, su questa vado a ricalcare 4, in questo caso 2 pezzi uguali, a specchio però. In più il fondo della macchina. È una striscia lunga, leggermente più lunga di tutti e due i pezzi, vedete? Ed è sufficiente per fare tutta la macchinina. Ritagliamo tutti i pezzi senza lasciare niente di più. Così. Poi la stoffa più chiara ricalchiamo e ritagliamo le finestre. 2 anteriori, 2 posteriori, cioè anteriore, posteriori e 4 laterali. Con un'altra stoffa più scura, invece, ritagliamo 4 cerchi perché con questa stoffa facciamo le nostre ruote. Adesso per assemblare i pezzi, praticamente uniamo ogni parte laterale con la parte centrale, facendo semplicemente la cucitura. Prima cuciamo una parte e poi l'altra. Ora rivoltiamo la nostra macchinina, la sagoma della nostra macchinina, e andiamo ad imbottirla. Imbottiamo per bene, così che, ecco, che si vede la forma della macchinina. Con una cucitura nascosta chiudiamo la fessura. Tiriamo bene il filo, chiudiamo ed ecco la sagoma della nostra macchinina è pronta. Per fare le ruote ho preso dei tappi delle bottiglie. L'ho ovatta e ricopro con questo cerchietto di ovatta quella piatta. Ricopro il tappo così con un po' di colla a caldo, fisso tutto e ho la base della mia ruota. Poi con il tessuto, quello verde, in questo caso è verde, voi potete prendere qualsiasi altro. Abbiamo fatto dei cerchi, adesso faccio l'appunto filza su tutta la circonferenza, stringo intorno alla ruota, fisso tutto con la cucitura e direi che la mia ruota è quasi pronta. Adesso vediamo
dove applicare i bottoncini. Ecco qua, così. In questo caso io ho cucito i bottoncini direttamente alla ruota perché volevo avere una mettere in evidenza la cucitura gialla. E così ho fatto. Questo lavoro lo facciamo con tutte le quattro ruote. L'ho fatto a croce la cucitura. Ecco qua. Le attaccherò con la colla a caldo. Ecco, così molto semplice ma molto efficace. Questo lavoro lo faccio con ogni ruota. E adesso passiamo ad attaccare le finestre. In questo caso io l'ho attaccato con la colla per le stoffe. Qua viene all'acqua, ma molto efficace per la stoffa. Mi piace molto perché non lascia le tracce. La metto su ogni pezzettino e la attacco al posto suo. La tiene benissimo e il risultato è pulito, perfetto. Faccio lo stesso lavoro con tutte le finestre. Spalmo la colla, la stendo per bene con lo stecchino. Cercando di metterli dritti in linea tutte le finestre e attacco. L'anteriore, così via. Vedete come si attacca bene. Il lavoro è molto pulito. Lo stesso lavoro si può fare anche cucendo le finestre prima direttamente al tessuto grigio della macchina. Poi ho fatto ricoprire con il tessuto giallo i bottoncini. Per fare i fari. Nello stesso modo con quale ho fatto le ruote, faccio punto filza su tutta la circonferenza del cerchio. Poi metto all'interno del mio bottone ecco qua e chiudendo ho ricoperto il mio bottoncino esattamente. L'ho messo due davanti, due dietro e in più ho attaccato come targa fatto a mano e dietro Tatiana Govarova. Ecco qua la nostra macchinina, create il bello, amiche.